qui cos'è arrivata? La chiavetta USB per installare Lion. Dopo quasi un mese, la Apple ha messo a disposizione la chiavetta per installare il suo favoloso sistema operativo. Questo perché comunque molta gente ha avuto difficoltà a scaricare quasi 4 GB dal Mac App Store. E diciamo comunque che, vabbè, qua è scritto tutto in inglese perché penso stiano ancora aggiornando. Comunque io ho fatto la traduzione qua, una traduzione con Google. Banda larga, per gli utenti che non hanno accesso a internet, a banda larga. Sì, insomma, l'hanno fatto per quegli sfigatoni, tra cui mi ci metto anch'io, perché comunque io uso una chiavetta che tra l'altro mi sta dando anche problemi. Quindi a distanza di un mese la Apple ha messo a disposizione questa chiavetta al prezzo di 59 euro. Volevo vedere se si vedeva un po' meglio, ma si vede un po' da cane. Vabbè, comunque, questa sarà la famosa chiavetta contenente Lion. Quindi, insomma, diciamo che Apple ha abbandonato definitivamente il supporto CD o DVD che si voglia. E niente, vabbè, magari se l'avesse fatto uscire prima sarebbe stato anche meglio, insomma, magari qualcuno avrebbe preferito installarlo in questo modo. Sta comunque di fatto che, vabbè, qua 60 euro contro i 24 del Mac App Store, insomma, chiaramente. Potevano anche metterla magari a 40 euro, però chiaramente l'hanno fatto così in modo che comunque la maggioranza vada a scaricare tutto dal Mac App Store. Bah, io sono un po', come dire, ma non sono tanto per questa cosa. Non lo so, la vedo tanto una furbata. Una furbata di sicuro, perché comunque dopo un mese far uscire la chiavetta. Cioè, ci hanno messo un casino di tempo per far uscire Lion. È uscito pieno di bug. Poi vabbè, c'è anche chi non ha problemi. Io per il momento non ho rilevato problemi con Lion, quindi dovrei tacere sostanzialmente. Però tante persone, una buona maggioranza, un 70-80% di persone che hanno fatto l'aggiornamento hanno avuto problemi. Chi ha fatto l'installazione, tra virgolette, pulita, non lo so come si stiano trovando. Però insomma, non lo so, Apple mi ha un po' delusa in questo senso, perché comunque tanta pubblicità, tanto casino per Lion, poi Lion esce, un sacco di problemi, scarichi dal Mac App Store, poi dopo un mese esce la chiavetta, non so, io la vedo un po' come una presa, scusate la parola, una presa per il culo. Comunque vabbè, alla prossima.